Tom ce l'ha fatta. Ora tutti i politici della città se la fanno sotto. Nessuno vuole fare la fine dell'assessore. Bel lavoro, Tom. Ma non basta. Ora dobbiamo liberarci del braccio destro di Morello, suo fratello Sergio. È lui che comanda i sindacati. Il suo punto di forza sono quelli dei portuali, grazie ai quali controlla praticamente tutte le importazioni in città. Eliminandolo, una grossa fetta dei guadagni di Morello va in fumo. Credo di sapere come fare, capo. Sergio passa parecchio tempo al ristorante Italian Garden. Nel ristorante c'è un telefono e sul marciapiede di fronte c'è una cabina. Da lì tu chiami il ristorante dicendo di voler parlare con Sergio Morello. Io mi metto di fronte al locale con un Thompson. E non appena quello risponde al telefono, lo faccio fuori. Poi dobbiamo risalire in macchina e andarcene alla svelta. Che ne dici? Beh, direi che una telefonata sono in grado di farla. Bene, ragazzi, datevi da fare. Vincenzo vi darà le armi. Ci siamo, ferma qui, Tommy. Ok, io vado all'ingresso. Tu chiama da quella cabina, dicendo che vuoi parlare con Sergio. Appena l'ho ucciso, salta in macchina e aspettami. D'accordo. Sì? Vorrei parlare col signor Sergio Morello. Aspetti. Amico, il signor Morello oggi non c'è. Prova! Holly! Non è lui! Holly, sbrigati! Morello non c'è! Non preoccuparti, Tom. Capita a tutti prima o poi. Vincenzo e io abbiamo pensato a un nuovo piano. Biff ci ha detto che Sergio ha un amante con la quale passa un sacco di tempo. Oggi deve essere da lei. Vincenzo gli ha confezionato una sorpresina. Gliela metteremo nell'auto, mentre lui se la spassa con la sua bella. Esatto. Devi solo piazzargli questa bomba sotto l'automobile. Poi puoi pure goderti lo spettacolo. Di solito Sergio se ne va alle 4, sbrigati. Questa volta funzionerà. La sua amante vive a Oakwood. Se vedi un'auto sportiva parcheggiata fuori, vuol dire che Sergio è in casa. Piazza la bomba e aspetta. Come idea mi sembra migliore. Ok, vado. Ci siamo. Diamo un'occhiata. Thank you.
merda! No, no, no! Ehi, ferma! Ferma! Accidenti, la tipa deve essere davvero cotta di quell'uomo. La ragazza è uscita e si è seduta in macchina. Non so, magari gliel'aveva prestata. A volte capita, mica dipende da te. Ma quello lo dobbiamo eliminare. Sergio incontra il suo bookmaker nel parcheggio del ristorante Rainbow Garden. Andate lì, poi esce e gli spara, tu dovrai solo guidare, Tom. Poi filatevela prima che scatti l'allarme. Ma ammazzo io quel bastardo, promesso! Lo mando all'altro mondo che manco si accorge di come ho fatto! Ora datevi una mossa se volete beccare Sergio sul posto. Fermati nel parcheggio. Quelli vestiti di nero, sono loro. Ma che... Abbiamo un messaggio del signor Salieri. Ma che accidente succede? No, no! Beh, sembra che la situazione si sia ribaltata, signori. Uccidete quel buffone! Dopo tutti quei fallimenti, Salieri affidò l'incarico ad altri. Io li accompagnai come una specie di polizza assicurativa. Stai lì buono e guarda, non combinare altri guai. Dilettante.
Perché le sbarre non si chiudono? Vai! Dei veri professionisti. Ehi, che state a guardare? Ammazzate il bastardo là dietro! Ok, vieni fuori, carogna.
Non ha funzionato, eh? Non so che vuoi fare, bastardo! Mio fratello ucciderà te e tutta la tua famiglia! Arrenditi! Sei morto! Non puoi farcela, idiota! Sei un pesce troppo piccolo per me! Ehi, mi senti? Bastardo fortunato. Ah, è il cielo che ti manda, Tommy. Mi serve qualcuno che guidi veloce. Che succede? Mi hanno appena chiamato. Hanno sparato a uno dei nostri a Chinatown. Ora Eli ha bisogno d'aiuto. Devi andarlo a prendere e portarlo dal dottore a Oakwood. C'è un ospedale a Oakwood? Il dottore da cui hai portato Sam una volta. Certo, me lo ricordo. Allora ci pensi tu. Ok, se ripulisci i sedili dal sangue. Nessun problema, ma sbrigati, quello sta morendo. Finalmente! Ti manda Luca? Sì, che gli è successo? Tu che dici? L'hanno beccato con una 45. Il secondo sta molto peggio, perciò non è una buona idea portarlo all'ospedale. Portatemi dal dottore di Oakwood! Ma alla svelta, se qualcuno non gli dà un'occhiata non ce la fa. Ok, andiamo. Oh, ci serve un auto a quattro porte, che ce ne facciamo di quella? Ehi, mi sta rubando la macchina! Ah, merda, proprio a me doveva capitare. Oh, Cristo, c'è un morto! Non mollare! Saremo dal dottore in un baleno, lui ti rimetterà in sesto! Eccoci, ferma qui! Grazie mille! Ok, andiamo, è tutto a posto, ci penserà il dottore! Sta bene? Sì, ora è dal dottore, se la caverà. Ah, mi sono tolto un bel peso. È un mio caro amico. Ah, ti devo un favore. Beh, allora potresti ripulire gli interni dal sangue. Quest'auto sembra un macello ambulante. Ah, nessun problema, Tommy, ci penso io. Beh, lo spero. Ah, merda!
L'amico non era certo a corto di sangue. Ah, puoi dirlo forte. Sembrava una fontana. Anche se l'acqua è molto più facile da togliere dai sedili. Basta aspettare che si asciughi. Potresti donare il sangue che hai tirato su con quello strofinaccio. Ah, ma adesso è mischiato al sapone. Ah, comunque, oggi per te ho una cosetta speciale e non è particolarmente difficile recuperarla. Niente sangue? No, non preoccuparti. Nel parcheggio multipiano di Central Island c'è una bellissima auto sportiva. Basta andarla a prendere. Serrature? Ah, niente di speciale. Con la tua abilità sarà uno scherzo. Solo stai attento che il guardiano non chiami la polizia. Ok, grazie Luca.